Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Red and White di Lil Uzi Vert. Un piccolo EP di 5 tracce, anche se c'è da dire che su SoundCloud sono 9, ma noi oggi ci andiamo a sentire la versione presente su Spotify che anticipa il suo prossimo lavoro, The Pink Tape, che non ho ancora capito se si tratterà di un album vero e proprio, oppure come suggerisce il nome sarà un semplice mixtape. Fatto sta che comunque il titolo di questo EP è collegato al titolo dell'album The Pink Tape, perché appunto Red and White, il rosso e il bianco, sono i due colori la cui fusione dà vita al rosa. Io, essendo un fanboy di Lil Uzi, non posso che essere in hype per questo progetto e ancora di più per il Pink Tape. Ok, ho preparato anche i testi che stanno qui davanti, quindi io partirei subito per vedere un po' che sound ha questo EP, ma prima di farlo vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale qualora non lo foste, e qui sotto in descrizione come al solito trovate tutti i miei social, il mio gruppo Telegram, l'account TikTok e chi più ne ha ne mette. Andiamo con la prima traccia, Cigarette. I put this shit on my mama. Yeah. I put this shit right here right on my mama. Pondy River. Il mix non mi convince. No, I'm not 5 or 6, never 7. Hey. Hey. Was 11. Nah. I can't do embellish. Traffic the drugs ain't no way I can melt. Blend them in AP, I call it Wakanda. Yeah. Ever since high school, I ain't wear no condom. Run to the banks, it's like yes. I cannot run to the pussy, I'm no. Okay. Allora, sicuramente carina, non è per niente male. Il mix mi ha un po' ambiguizzato, perché comunque secondo me non suona così bene. Però tenendo conto che è un EP che soprattutto all'inizio ha caricato solo su SoundCloud, ci sta che magari da quel punto di vista le canzoni siano un pochino più trasandate, diciamo così. Per il resto è un sound molto particolare, un po' strano secondo me da digerire. Secondo me in questo ha la sua parte anche il mix, che appunto non è fatto benissimo. C'è solo una barra che mi ha fatto un po' ridere, che dice: since I was 10 I say fuck 12, so I was scared when I was 11. Ed essenzialmente è una barra che in realtà poi in America è stata fatta tante di quelle volte, perché 12 indica la polizia, e infatti un sacco di rapper dicono che da 11 anni sono passati tipo a 13 perché non fottono con 12, quindi con la polizia. È sempre carino comunque da sentire, però per il resto un classico testo alla Lil Uzi Vert. La canzone, ripeto, non è male. Andrei avanti con la prossima, che è For Fun. I get the bands, count the blue cheese, I do that shit for fun. Okay. I don't smoke trash, need a gas mask, that shit smell like scum. 16, honey, got a couple ops, I said, both of my pocket, they stuff. Big account, trying to eat rub. Let's go. I can never go bankrupt. I get the bands, count the blue cheese. Vibes un po' Lil Uzi 2017. I don't need cut my jeans, why would I make a thought on my queen? Okay. She went for my team. Va bene, niente male anche questa. Come ho detto nella reaction, le vibe sono un po' quelle di Lil Uzi Vert 2017, almeno personalmente mi sembra molto Lil Uzi in quegli anni. Per il resto è una canzone che ci sta, secondo me non è niente di imperdibile, però si vede che comunque è un EP fatto un po' così per, come dire, intrattenere il pubblico, perché comunque per adesso queste due canzoni mi sembrano un po' degli scarti magari di altri progetti passati. Ancora una volta il mix lo trovo un po' strano, secondo me almeno per queste due canzoni non è stato un qualcosa su cui insomma hanno investito troppo tempo, l'hanno fatto un po' a cazzo probabilmente. Andrei avanti con la prossima, che è Is A It. Ok, va bene. Beh. Carti. Chips, stack it up, touch your wrist, bust down on your own nigga. Chi ho te? Oh Gesù! Qua ci sento un po' di influenza la Carti, eh? Oh! Oh my jeans! No man! Dime! So fine. Tra quelle che abbiamo ascoltato, questa fino adesso è quella che mi ha convinto di più. Ancora una volta il mix non mi scende, non lo so, mi sembra un po' strano, un po' proprio sporco, diciamo così. Comunque in questo caso ci sento un sacco di influenze proprio regge alla Playboi Carti, se vogliamo. Devo dire che qui Playboi Carti secondo me ci sarebbe stato davvero troppo bene. Perché non torniamo a collaborare? È passato un po' di tempo dall'ultima canzone, io direi che è arrivato il momento. E niente, andiamo con la quarta, che è Glock in my purse. Glock in my purse. Put a Glock in my purse. Put a Glock in my purse. The best rapper from Philly.
Run the game, no Achilles. I ain't like TLC. Oh. Ooh, I got a Birkin. I got a Birkin. Bitch. Ooh, I got a Birkin. I got a Birkin. Sto sedia. No, this is not a purse. Yeah. How the fuck is a purse? Mi sa che ho rotto la sedia. If it had two straps. What? You will call it backpack. Facts. But it got one strap. Ah. Yes, I am Lil Uzi. Uzi. We're richer than my dad. Yeah. And I fuck with my dad. I do. But I know some is mad. I know some but is I hope mad. That my dad, yeah, he glad. I hope so. Ok, questa cosa è ambigua. Questa forse è ancora più bella di Issa It e forse è la mia preferita. In questo caso non so se mi sto abituando al mix, però mi sembra leggermente fatto meglio. Volevo analizzare una parte di questa canzone molto ambigua. Vi traduco subito. Sì, sono le Luzi, più ricco di mio padre. Fotto con mio padre perché non vorrei pensare che dica scopo, però vabbè. Ma solo a metà, tipo. Ah, giustamente perché padre e la madre sono elf ed elf, quindi penso che sia inteso in questo senso elf. E quando ero più giovane pensava che fossi gay, perché poi aggiunge, la parola è censurata, perché vestivo skinny jeans e le mie magliette, they was plaid. Devo vedere cosa significa plaid. Tessuto scozzese, ok, tipo, va bene. Quindi diciamo che, ora non so quanto sia vero, però il papà di Lil Uzi pensava che il figlio fosse gay, immagino. E poi vabbè, dice, guarda adesso come sono diventato, lo so che loro sono tristi, lo so che qualcuno è incazzato, che è perché è geloso, però spero che mio padre, he glad, cioè penso sia orgoglioso, una cosa del genere. Quindi, sì, penso che sia contento. Wow, assurdo, perché comunque lui con il padre, se non sbaglio, non ne ha parlato mai molto. Quindi niente, le ho trovate particolarmente interessanti queste barre. Però per il resto la canzone in generale è davvero carina in questo caso. Finirei con FF, che dovrebbe essere Final Fantasy. Questa secondo me è ciotta. Ok, guarda. Ok. Bello. The Kingdom Hearts. Mercy. Final Fantasy. Ora che è finito l'EP posso dirlo, credo che questa sia la canzone meno scarto che ci sia nell'EP, nel senso che comunque questa per me è una hit, ed effettivamente per esempio una canzone del genere sarebbe stato un peccato non sentirla. In questo caso il titolo si riferisce al videogioco Final Fantasy, o almeno penso, ma sono abbastanza sicuro, e poi cita anche Kingdom Hearts, che se non sbaglio sono due mondi che si incontrano, se non sbaglio, eh. Comunque sia, parlando un po' dell'EP, vi posso dire che per come l'ho visto io è un crescere, nel senso che ci sono le prime due canzoni che ci stanno ma non sono niente di che, mentre le tre restanti è tutto un salire fino appunto ad arrivare a Final Fantasy, che secondo me può considerarsi un po' la miglior canzone di questo lavoro. Quindi in generale l'EP secondo me, sinceramente, da fanboy di Lil Uzi Vert non è niente di che, o almeno queste 5 canzoni, perché ce ne sono altre 4 comunque su SoundCloud che non abbiamo sentito. Complessivamente prendiamo l'EP per quello che è, un EP droppato in attesa del suo album ufficiale, quindi qualcosa fatto per intrattenere il pubblico, per dare un po' di nuova musica, però neanche qualcosa da prendere troppo sul serio. E quindi niente, non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate di queste 5 canzoni, o se le avete ascoltate tutte 9, qual è la vostra canzone preferita? Scrivetemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, e se lo siete già attivate la campanellina, e qui sotto in descrizione trovate il mio secondo canale, l'account TikTok e il gruppo Telegram. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slap.